Ciao a tutti, vediamo 5 validi motivi per lasciare un narcisista. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. E ti ricordo gli appuntamenti di Torino venerdì 6 marzo, ore 20.45, elimina i blocchi emotivi per avere la felicità che meriti. Riferimento è 333 1511 703. E ti ricordo inoltre di abbonarti al canale Massimo Tramasco per intraprendere il tuo percorso di crescita personale con me e abbonarti al canale Felicità Benessere per avere con una quota simbolica visibilità durante le live. Veniamo al tema e cerchiamo di capire quali sono i 5 motivi, 5 dei motivi per cui non vale la pena stare con un narcisista, 5 buoni motivi per lasciare un narcisista. Diciamo che il narcisista ha delle caratteristiche che ritiene di essere al di sopra di tutto, ritiene di meritarsi tutto e di non dare niente, e quindi spesso ti coinvolge ma su stati d'ansia, sentimenti di frustrazione, di impotenza, di rabbia. Avere a che fare quotidianamente, diciamo così, con un narcisista può essere, diciamo, estremamente negativo, perché dobbiamo mettere da parte comunque completamente le nostre esigenze, perché il narcisista ti toglie energia, ti succhia energia. Il primo motivo è che il narcisista comunque ti denigrerà sempre, non ti apprezzerà mai, nonostante tu faccia degli sforzi, magari metti delle energie per riuscire in qualche modo a farti ben volere, ti metterà sempre in secondo piano, o se non in terzo, in quarto, in quinto, e comunque sempre disinteressandosi di quelle che sono poi le tue esigenze. Farà un focus su ciò che ritiene essere negativo nei tuoi confronti, cioè si comporterà in modo tale che evidenzierà soltanto le cose che da criticare, ti criticherà proprio su queste cose. Capisci quindi che è di fondamentale importanza evitare di legarsi a un narcisista, perché saresti una persona che verrebbe bullizzata, tra virgolette, perché non si ricorderà mai di ciò che hai fatto di positivo, ma soltanto si concentrerà su ciò che hai fatto negativo, quindi non hai speranze, ti chiederà sempre di più, cercherà di sottrarti sempre più energie. Quindi se gli dai campo, il narcisista diventa una sorta di buco nero nel quale tutto entra e nulla esce, quindi ti toglierà di tutto, non soltanto tanto il tempo, che è bene più prezioso, ma poi anche cercherà di fregarti dal punto di vista economico, da tutti i punti di vista, insomma. Infatti, come quarto punto, ti farà perdere la percezione del tuo io, cioè tu vivrai in funzione di soddisfare le esigenze narcisistiche, tra l'altro per definizione insoddisfacibili. Quindi questo farà sì che non potrai fare a meno che essere infelice, fondamentalmente. E poi, come ultimo punto, svilupperà sempre contro di te nei tuoi confronti dei sensi di colpa. Cioè, il senso di colpa cos'è? È farti credere che il tuo comportamento ti fa stare male, cioè fa stare male il narcisista, quindi si presenta come vittima. Qualunque cosa tu dica verrà usata contro di te per farti vivere dei grossi sensi di colpa. Ecco, questi 5 motivi sono più che sufficienti per far sì che tu debba lasciare un narcisista, rimuovendo ogni possibilità, ogni speranza di volerlo conquistare. L'unica vera possibilità è quello di lasciarla o lasciarlo. Bene, ti ricordo l'appuntamento di Torino venerdì 6 marzo alle 20.45, elimini i blocchi emotivi per avere la felicità che meriti. E il riferimento è 333 1511 703. Poi ti ricordo l'appuntamento con l'abbonamento. Vatti a abbonare al canale Massimo Tramasco, perché abbonandoti al canale Massimo Tramasco migliorerai il tuo percorso di crescita personale con me. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao.